No, stasera qua, sta roba qua sotto mi sembra un po' confusa. Buonasera, tra poco al TG2 delle 20:30. Negli Stati Uniti il presidente eletto Biden, si fa vaccinare. Sulla corsa del prezzo del gas dal leader della Lega Salvini. Tu citavi il secondo emendamento, diciamo anche la cultura americana che in qualche... Andiamo in diretta a Pavia con l'inviato, Iari Pilati. Ieri Shmuel Peleg, il nonno materno di Eitan, è venuto a prenderlo, aveva l'autorizzazione del tutore tutelare del bambino per stare con lui fino alle 18:30, non lo ha mai riportato a casa, questa casa in cui non è ancora chiaro se sia partito con un volo privato. In ogni caso il bambino ora è in Israele con i nonni materni e con la zia materna. Scusate, mi sono... Un attimo, ecco, sì, volevo dire, al caos lasciato dagli Stati Uniti... ...dovuti tornare al lavoro. Non ho capito. Niente vittoria all'europeo e quindi niente Devo vittoria... Devo dirlo. ...e niente giornata straordinaria di festa. È grazie tutto, Stefano. Insomma, studiamo con voi questo caso. Si compone molto meglio se non si ha pigrizia e forse anche creduleneria sul fatto che si possa risparmiare noi... Davide Mazzanti con Marco Fantasia, a voi. Grazie Davide per averci raggiunto. Allora, grazie a voi. Questa partita ha dimostrato una volta di più che noi dobbiamo giocare su noi stessi. Quando caliamo il ritmo e sbagliamo qualcosa... ...via libera a tutti i progetti contestati. Osteria, in diretta da Londra il corrispondente Marco Varvello. Marco, a te. Eccoci. Live dallo Sheraton e allo Sheraton con Michele Criscidiello, Alfredo Petullaggio, Luigi Longari. Cazzo stetti, porco. No, non ci siamo ancora, non ci siamo ancora, ma ci saremo. Non lo sento, sento adesso Michele, vai Michele. Non è stato del tutto risolto sulla presunta fuga, quella lasciamola da una parte. Buon pomeriggio e buon 2012 dalla TGR Toscana, fine anno di festeggiamenti nelle nostre città. Amici di Molise Sport, amici sportivi, amici di Teleregione, auguri di un buon 2023. Speriamo che possa essere un anno diverso. Ovvero, se l'esercito russo è lì veramente per una funzione di peacekeeping, fatto attendere la risposta se ci sono del presidente Biden altre mire espansionistiche. A voi. Dunque, qui sì, dagli Stati Uniti naturalmente c'è stata la reazione immediata. Qui a Malpensa 80 voli sono già stati cancellati in via preventiva, scusate, siamo in diretta. Dov'è il tuo microfono, Marinetti? Dov'è il tuo microfono? ecco, mi senti adesso? Sì, vai. Avevo il collarino prima, ecco. Tra una settimana siamo sulla 2. Allora, è un giornalista britannico e proprio credo che ci sia un problema. Buongiorno e bentrovati a tutti voi dal telegiornale della destra. Dunque, dopo la vittoria del centrodestra. Siamo in onda, ragazzi, che mi stanno cominciando. Abbiamo due minuti. Da adesso due però, minuti. Non siamo in onda. A un passo dal possibile, a un passo da un oro mondiale che ci manca da 24 anni. Allora, quando noi abbiamo le castagne e le vogliamo mettere sul forno, sulla piastra, dobbiamo fare sempre quel taglio e spesso è anche un po' pericoloso. Guarda un po' qua Giordano, tra i miei autori, che cosa mi hanno realizzato, mi hanno portato. Una cosa molto semplice, fai così. Esatto. Complimenti. Anche il turismo e lo gastronomico e questo grazie ai progetti. Affronta una nuova ondata di caldo eccezionale, vedete i nostri corrispondenti collegati, cominciamo da Monteiro, ce ne parla Rita Campanaro. Porca troia!
la normalità ancora. Guardate la gente che sta passando, andando al lavoro normalmente, turisti. È una scena normale, Ponte di Calatrava, i vaporetti viaggiano a pieno ritmo, ci sono. Il principe dice che se mai diventa un toro vorrebbe diventare un toro cagliaritano. Scusate, sono stati 15.000 visitatori che sono... Scusate.